buonasera, Offset è ancora con voi e con incontri magici, come li chiamo io, in questa splendida e splendida atmosfera del festival. Eccoci con noi Salvatore Esposito, grandissimo personaggio di Gomorra, se ne parla dappertutto, lo conoscono tantissimi paesi. Allora, la tua presenza qui al festival? Beh, per un attore essere al Festival del Cinema credo sia una delle cose più belle. Mi sento veramente come un bambino, bello, un'emozione grandissima ogni volta. C'è qualcosa di tuo qui presente al festival? No, ancora no. Io ho tanti progetti in cantiere, adesso aspettiamo. Senti, una piccola curiosità sul tuo personaggio, ma è veramente morto? Perché io avevo visto una manina che si muoveva. Non si sa, l'unica cosa certa è che le riprese della seconda stagione inizieranno nei primi mesi del 2015 e non si sa se Jenny ci sarà o no, bisognerà aspettare. Quindi. Vabbè, il tuo sorriso è comunque top secret. No, sorrido perché... Non si può dire. No, non lo saprete. Un'altra curiosità. Tu napoletano doc, che parli così perfettamente italiano proprio da grande attore, mi stupisce. Credo che se io ho sempre pensato che per fare questo mestiere e farlo come si deve, per fare la differenza, c'è bisogno di una preparazione, di uno studio alla base. Io ho cercato di dare questo alla mia preparazione. Spero poi un giorno di tornare qui al Festival di Roma con un film completamente in italiano e dimostrare che riesco a fare altre cose oltre che il cattivo. Lo immagino, anche perché hai un'ottima dizione. Allora, abbiamo con noi uno dei più grandi interpreti di Gomorra, produttore, attore. Ciao, sono Gaetano Di Vai, appunto ho fatto Gomorra, tra le altre cose, lì come attore interpreto il ruolo del baroncino, questo trafficante internazionale che in qualche modo fa in modo che il clan possa avere le partite di droga più importanti e l'esclusiva, diciamo così, della droga nell'area nord di Napoli, in particolar modo Scampia. E vabbè, è stata un'esperienza importante sia da un punto di vista attoriale, ma in realtà è stata importante soprattutto sul piano proprio di mediazione, che è un ruolo che ho svolto con la città, col quartiere, perché la serie inizialmente non era accettata dalla città e da Scampia, perché appunto si diceva: ah, voi parlate solo della criminalità, parlate solo di Gomorra. In realtà io penso che il crimine è una cosa che va oltre anche un luogo geografico, il crimine nell'uomo, e quindi era giusto farla questa serie, perché in qualche modo avevo capito, avendo letto le storie, io ho anche revisionato tutti i dialoghi delle 12 puntate assieme a Stefano Solli e gli sceneggiatori, quindi avevo perfettamente capito che si trattava di un qualcosa che andava molto oltre anche Scampia stessa, Napoli, ma c'era una volontà appunto di parlare del crimine, del punto di vista criminale, e Napoli diventava semplicemente un luogo, come dire, che si prestava a questo gioco tra virgolette, ma non era un'azione criminalizzante verso la città o il quartiere di Scampia. E come infatti non ti sei occupato soltanto della parte Napoli uguale Camorra, ma anche di un'altra Napoli. Eh sì, poi giustamente, siccome soprattutto a Scampia si rivendicava questa idea dell'altra faccia, no, di Gomorra, soprattutto con le associazioni, con realtà di base che lavorano sul quartiere, a quel punto si è pensato, di comune accordo con Cattleya e Sky, di permettere al territorio di esprimersi a prescindere dalla serie Gomorra, cioè esprimere dei punti di vista nostri, interni alla città e al quartiere. Quindi abbiamo prodotto, con l'aiuto di Sky e Cattleya, assieme a Gianluca Arcovinto, 6 cortometraggi che poi sono andati in prima serata, anzi no, dei 6, 5 sono andati in prima serata su Sky alle 9 di sera, in concomitanza a Gomorra, in alternativa a Gomorra, e uno va proprio dopo domani sera qui in concorso al Festival di Roma, che è ore 12 di Tony D'Angelo.
Questo vi rende merito perché è facile comunque accentrare l'attenzione su certe realtà che sono definite soltanto di crimine, come dici tu, ma sicuramente dietro c'è tutta un'altra realtà che, se qualcuno se ne occupa, è bene anche per tutti noi, per tutto il pubblico che segue, non identificare un paese attraverso soltanto la criminalità. Certo, io se penso a Milano non penso alla corruzione imprenditoriale soltanto, no? Non penso alla malpolitica soltanto, penso ad una città che invece lavora, gente che cerca di, appunto, di migliorare la propria condizione, la propria città, il proprio paese. E per quanto mi riguarda la stessa cosa accade a Napoli. È chiaro che poi da un punto di vista mediatico fa molto più comodo esprimere quella parte lì, perché trash, perché affascina, si sa, il crimine di per sé, anche a chi non lo commette, affascina in qualche modo. Il cinema americano, voglio dire, da questo punto di vista ci insegna tanto, i film di Tarantino. Però appunto il concetto dovrebbe essere quello di immaginare che certe cose possono accadere ovunque. Napoli ha dei problemi molto seri e gravi, tante altre città d'Italia, purtroppo il paese forse intero, ha tante... Guarda, una volta al nord mi hanno detto sì, ma voi non vi ribellate mai laggiù. Io ho risposto: non mi pare che voi qua al nord vi ribellate rispetto ad altri tipi di problemi, diversi da Gomorra probabilmente, ma quella è un'altra Gomorra, la Gomorra dei colletti bianchi, no? Che sta sicuramente al nord Italia, probabilmente qui a Roma, in Sicilia. Come dire, chi è che si ribella in Italia? Se c'è qualche italiano che si ribella sul serio, però per ribellione intendo qualcosa di serio, allora a quel punto ci siamo a un tavolino e ne discutiamo. Ma fin quando si dà, voi napoletani così siete, vi piangete, sono tutti luoghi comuni. Napoli è tutt'altro, io credo che proprio l'Italia è tutt'altro rispetto a quello che poi si mostra a livello mediatico. Siamo tutti perfettamente d'accordo con te, perché tendenzialmente l'italiano non si ribella da nessuna parte, in nessuna regione. Questo poi dobbiamo chiederci anche perché. Io penso perché l'italiano non si ribella perché fondamentalmente non ha veramente fame. Quando avrà fame per davvero forse si ribellerà. E quindi, ripeto, non è un problema locale, Napoli, io, proprio una questione italiana. Quando avremo fame per davvero, e allora forse qualcosa comincerà a cambiare. Abbiamo qui con noi Marco Palvetti, un attore conosciuto per una serie importante, Gomorra. Buonasera, innanzitutto. La cornice che abbiamo qua è importante, quindi questo colpo d'occhio qua è già qualcosa che ti rimane così nella mente, nel cuore. Il festival è un modo per incontrare altre persone, altre idee, altri addetti ai lavori, ma anche per incontrare il pubblico e soprattutto per portare i giovani a quel qualcosa in più, a cosa loro cercano, cosa vogliono. Quindi è soprattutto, credo io, la possibilità di avere un confronto con i giovani. Quindi bisogna prendersi la responsabilità di quello che è ed essere presenti proprio per loro, perché poi loro sono il futuro. Quello che dici dei giovani è molto bello e molto interessante, soprattutto dare l'opportunità ai giovani di presentarsi. Ma per quanto riguarda la tua serie, che ci dici? News non ne ho, perché ora stanno scrivendo tutto quanto, però ci sarà una seconda stagione. Quindi questa è l'unica cosa che per ora possiamo dire al pubblico, poi tutto il resto lo saprete nel tempo, come me tra l'altro, siamo tutti sulla stessa barca, insomma. Un'altra puntata è giunta al termine, Offset vi augura una buonanotte e grazie ancora per averci seguito fin qui. A tutta la gente di Offset, Waiu, io vi abbraccio forte forte, lei non lo so, però io vi abbraccio forte forte. Grazie a voi e un saluto a Offset. Un carissimo saluto a tutti quanti voi di Offset.